aspettano con le ragazze, no? Possiamo stabilire allora un altro giorno in cui facciamo un'intervista? Va bene, quindi guardi, io le lascio, il mio numero ce l'ha. Se il rettore ci ripensa e vuole quantomeno darmi la sua... Ho capito, no, peccato perché i ragazzi mi hanno detto che insomma lui non ha dato una risposta alle richieste e quindi ci tenevano, pensavano fosse un po'. Una domanda veloce ai miei ospiti. Educazione sessuale a scuola, sì, no? E a che età bisogna iniziare? Partiamo da Tia. Educazione sessuale a scuola, sì. Dall'età di 13-14 anni penso che sia l'età giusta. 13-14. Sì. Guido Broci. Io sono favorevole nella misura in cui anch'io sono d'accordo che l'età pubertaria sia quella più indicata o appena prima, in modo tale da poter dare delle informazioni tecnicamente corrette. A che età bisogna iniziare? Ma intorno a... Perché poi sul tecnicamente corretto ognuno c'ha la sua idea, il papà c'ha la sua, ecco, la sua, l'arcigay ha la sua. Ecco, su questo infatti io ho sempre il grosso timore. È un'idea che di per sé sarebbe assolutamente positiva. Cioè, diciamo con chiarezza che dare informazioni corrette è sempre positivo. Punto. Da che età? A 6 anni? Secondo me, da 6 anni è irrilevante. 32. Dall'età della pubertà, cioè oggi intorno ai 12-13. 12-13, dottoressa Bracci. Ecco, forse è il caso di... Sì, no, età. Ecco, perché no, poi andiamo a spiegare. Diciamo da subito, dai 3 anni. Dai tre anni? Esagerato, 3 anni, cosa vuole insegnare il 3 anni? Aspetti. Ecco, forse è il caso di intendersi che cosa significa educazione alla sessualità. Per un bambino di 3 anni può significare educazione alla conoscenza del proprio corpo, del rispetto dello stesso, alla conoscenza del fatto che esistano due sessi diversi, che molto molto... Le femmine sono quelle che non giocano a calcio almeno fino ai 12 anni, no? Ecco, direi che questo potrebbe essere no. Ma questo sarebbe un trasmettere ruoli sessuali. È quello che succedeva a me, io fino a una certa le donne sono quelle che non giocano a calcio. Che non giocano, sì. Giocano solo le bambole. Diciamo che questo fa parte degli stereotipi. Allora, dai 3 anni poi vediamo esattamente che cosa si intende. Nei miei video in studio vedete già dei cartoni animati legati all'educazione sessuale, poi li andiamo a spiegare. Dottor Nadali, età, sì, no? Io intanto distinguere un attimino tra sesso e sessualità. Sì. Sessualità è molto più di sesso. Sesso è l'aspetto più fisico, no? Identità, unione, procreazione. Ma sessualità comprende tutta la persona, anche l'affettività, l'aspetto biologico, l'aspetto psicologico, l'aspetto affettivo, l'aspetto sentimentale. Io sarei per un'educazione all'affettività, che comprende ovviamente anche l'aspetto poi... Da che anni? Da che età? Dalla scuola media inferiore. Però... Quindi parliamo di... 10 anni, 11 anni. Perché? Tra l'altro affettività è il termine che è stato usato all'interno di un corso che copre la diocesi di Roma fa. Cioè dobbiamo rispettare anche i valori cattolici, quindi la scuola pubblica è di tutti. Cioè, sarebbe obbligato poi mandarlo a scuola cattolica. Ragazzi, io... La scuola fa una richiesta, lo inserisce nel proprio piano di offerta formativa. Chi non desidera partecipare, nella mia esperienza non è mai successo che nessuno abbia impedito, ma anche i genitori, siccome si tratta comunque di ragazzi minorenni, abbia impedito al proprio figlio di partecipare, naturalmente con delle persone. Beh, ma allora se nessuno ha mai detto di no nella sua lunga esperienza in questo campo, vuol dire che l'obiezione che ha detto Broci prima, cioè si vuole imporre qualcosa, è un'obiezione per poche persone. No, io penso. C'era la pressione delle lobby gay che volevano Cioè, se la lobby gay fosse così potente, saremmo ancora qua a manifestare per la ricerca di un PAX, di un DICO, della possibilità di avere tutto quello che stiamo richiedendo da dei genitori. Ok, ragazzi, stiamo per entrare. Preparatevi, ultimi due blocchi, eh.
Attenzione! Nostra! Attenzione! 3, 2, 1! Bentornati! Allora, mi trovo nel momento, uno dei momenti più difficili di questa trasmissione questa sera, perché da una parte ho il riassunto delle parole del pontefice di lunedì, dall'altra ho il giornale che parla di lezioni di omosessualità in statale, un corso con tanto di crediti formativi a scienze politiche in statale a Milano che parte giovedì 20, si chiama Omosessualità, un mondo nel mondo, 11 lezioni di 2 ore ciascuna che danno il riconoscimento ai crediti per gli studenti di alcuni corsi. Stiamo parlando dei temi affrontati in questo corso. Durante la pubblicità ho sentito due cose che mi hanno fatto sobbalzare. Il primo era l'accostamento della parola gay con la parola malattia. Chi l'ha fatto? Nessuno. Se ne parlava, era venuto fuori il discorso. Cioè, cosa c'entra con quello che stiamo dicendo, l'accostamento gay e malattia? Ci sono delle persone che lo hanno detto nella storia. Cioè. Ed è scientifico. Ma è attuale questo, no, questo pensare? No, abbiamo detto che non è. No, che non è, dicevamo, scientificamente corretto. Ognuno è libero di avere una propria opinione, però una cosa è l'opinione personale, un'altra cosa è quello che è la situazione in cui queste persone spacciano queste opinioni personali come una verità sulle basi di poi chissà che cosa. Quindi fare chiarezza uno dei fini è fare chiarezza sulla questione, cioè la scienza dice una cosa, cioè l'omosessualità non è una malattia. Su questo ci sono i locali gay e soprattutto all'estero, in Italia questa cultura si sta diffondendo e sono anche abbastanza contento, nei quali adesso si stanno molto mischiando, diciamo, i target dei locali. Adesso ci sono etero, ci sono gay, spesso gli etero vanno nei locali gay, dicono perché preferiscono la musica, quindi invece qual è la verità? Dicono, ma invece qual è la verità? No, è spesso questo. Il problema è l'automatismo che l'omosessuale è assolutamente più promiscuo dell'eterosessuale. Ognuno è libero, il problema, di scelta, io non ho nessun problema. Però dico sempre che bisogna fare sempre con la testa e usare sempre. Giusto, sì, sì, ma io solo quello. Io vi saluto tutti, davvero tutti i miei ospiti, e grazie per chi ci ha seguito da casa. Se volete approfondire il mondo e le relazioni tra l'amore e il sesso nei culti mondiali, il professor Nadali ha fatto questo libro Sessualità, Religioni e Sette. Secondo me questa cosa merita un'altra puntata. Una cosa velocissima, sì, che siamo in chiusura. Un'ultima cosa velocissima per precisare, dato che non l'abbiamo fatto ancora, per precisare riguardo a quello che aveva detto il signore sugli omosessuali e il sesso, se noi non avessimo anche una componente amorosa e sentimentale, non staremmo qui a dannarci l'anima giorno per giorno per avere. Chiusura, visto. Servizio, vi spieghiamo il coito interrotto grazie a questo filmato di Bruno Bozzetto e con cui chiudiamo, ci si vede settimana prossima puntuali e domani mattina c'è la replica. Ciao! Capito l'amore su diversi meccanismi, il che la rende comune in contraccettivi più affidabili. Se la prendo la quale no, nel modo più assoluto. Anch'io la prendo. E quando col mio compagno abbiamo deciso che fosse il momento giusto per avere un figlio, ho smesso di prenderla. Semplice, no? Sì, va bene. Ok. Chiuso, fine. Chi anche non ha firmato il libro? Grazie a tutti. Adesso mi sono appena, anche per così.